Grazie, grazie Presidente. No, mi fa piacere leggere questo atto di indirizzo a firma dei colleghi, perché è un tema che abbiamo affrontato in maniera abbastanza intensa negli ultimi mesi, sia in Commissione Mobilità che in Commissione Lavori Pubblici, anche con un tavolo tecnico che fu convocato proprio al Dipartimento SIMU dalla collega Alessandra Agnello poco prima dell'estate. È un tema sicuramente importante, è un tema secondo me mi permetto di suggerire anche un pochino più ampio, ovvero come riqualificare l'intera area di Ostia Antica e come valorizzare quella stazione che potrebbe essere messa a sistema con il resto del quartiere. E gli interventi propedeutici a questo spostamento degli autobus all'interno del parcheggio abbiamo verificato, appunto, abbiamo fatto sia delle visure per vedere la proprietà dei terreni che studiato i lavori propedeutici, perché in sostanza per portare questi bus dentro l'area del parcheggio della stazione di Ostia Antica è necessario aprire degli svincoli sulla via Ostiense o Via del Mare, perdonatemi, non mi ricordo mai quale delle due, comunque sull'uscita della strada principale. Perché attualmente l'unico accesso tra il parcheggio, appunto, lo Ostiense e Via del Mare è troppo piccolo per far passare gli autobus, quindi andrebbero aperti delle uscite più avanti e più indietro rispetto all'attuale e quindi così portare in tutta tranquillità e sicurezza le linee all'interno del parcheggio di Ostia Antica, cosa appunto fondamentale per garantire anche una corretta intermodalità e quindi lo scambio ferro-gomma tra la ferrovia Roma Lido e appunto la rete di superficie. Quindi ecco, io mi sentirei di condividere questo documento, invitare anche i colleghi nelle prossime commissioni magari a darci una mano su questo importante tema, perché vanno messi al tavolo diversi attori, sia il municipio, sia il Dipartimento Lavori Pubblici, sia il Dipartimento Mobilità, sia Roma Servizi per la mobilità, la Polizia Locale che mi ricordo partecipò con molto interesse alla commissione che facemmo lì in loco appunto all'inizio dell'estate e poi appunto inserire questo intervento sicuramente in una linea più ampia che prevede appunto dal mio punto di vista, stiamo studiando anche una bella isola ambientale per Ostia Antica perché è un quartiere che ha delle ricchezze enormi dal punto di vista culturale, non mi riferisco solamente agli scavi famosissimi di Ostia Antica, è un quadrante che è a pochi passi da un'infrastruttura su ferro, quindi abbiamo il dovere sicuramente di compiere tutti il massimo degli sforzi per rendere quest'area più vivibile e accessibile. Grazie.